Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sono contento di essere qua questa mattina. E il tema che io affronterò è un tema di indubbio interesse, ma visto che il tempo che mi è stato dato sono 20 minuti, io penso che non utilizzerò le slides che avevo preparato per voi, anche perché diciamo che servono per fare una lezione di 24 ore, quindi non riesco molto a parlare sulle slides, quindi parlerò a braccio, tentando di fare ovviamente un sunto delle cose. Allora, voi avete capito che io sono un fisico, quindi mi sono laureato in fisica, dopodiché sembrerebbe quasi che io abbia cambiato totalmente strada, perché dalla fisica sono andato alla medicina. Qualcheduno dirà, beh, no, è proprio una cosa molto diversa, e siamo partiti da qui lì e siamo andati a finire di là. Qual è l'interconnessione? Sembrerebbe nulla l'interconnessione. E invece vi devo dire che l'interconnessione è totale. È vero che la medicina ancora oggi moderna si basa su reazioni biochimiche che avvengono nel momento giusto, al tempo giusto, per fare la reazione giusta, verissimo. Ma io da fisico mi sono domandato chi poteva essere il regista di questo, perché badate bene, se io togliessi dal mio corpo tutte le molecole possibili, le n molecole, e le mettessi dentro un contenitore e ne stabilisco le condizioni di temperatura, ne stabilisco le condizioni di pressione, stabilisco il tempo, va, esagero, metto un tempo di un minuto, due minuti, 10 minuti, che cosa troverei? Che tutte le molecole fanno reazioni tra di loro. Quindi se le molecole si chiamano A, B, C, D, E, fino a Z, io troverei che A ha fatto una reazione con B, A ha fatto una reazione con C, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta la catena. Ma guarda caso, nel corpo umano questa cosa non avviene. No, non avviene. Perché se la reazione giusta è AZ, A incontra B ma dice no, non mi piace. A incontra C, no, non mi piace. Ma quanto tempo ci impieghiamo a fare la reazione AZ? Perché badate bene che le reazioni avvengono ad una velocità incredibile, ovvero da fisico alla velocità della luce. Vi ricordo solo, per farvi ragionare su questo aspetto, che nel 1938 c'è stato un grande medico che ha preso il Nobel. Era Gheorghi, un ungherese naturalizzato americano, ha preso il Nobel perché? Perché ha ipotizzato che nelle reazioni biochimiche, lui che era un biochimico di base, ha ipotizzato che forse l'acqua del corpo umano era quella che orientava la reazione giusta. Ma lui non l'ha dimostrato, l'ha ipotizzato. E poi è andato ancora più in profondo e ha detto, ma chi potrebbe essere nell'interno dell'acqua del corpo umano a far sì che le reazioni avvengano in quel momento lì, nel momento giusto, al tempo giusto? E lui ha ipotizzato il campo elettromagnetico. E io ho detto, ah, ma allora la fisica gioca un ruolo fondamentale. Perché? E perché parlo di acqua? Che cosa dell'acqua? È il fatto che l'acqua deve generare qualcosa. E cosa genera l'acqua? Il campo elettromagnetico. E allora faccio un passo indietro per dire, io sono un fisico, sì, certo, ma la fisica quantistica ha fatto passi da gigante. Noi continuiamo a dire Einstein è stato il leader della fisica quantistica. Non è vero.
perché insieme a Einstein ci sono stati fisici importantissimi che insieme a Einstein sono riusciti ad esprimere quello che poi Einstein ha detto. Cosa ha detto? Che la massa è una forma di energia, che l'energia è una forma di massa. Cosa aberrante, perché per noi, per i fisici di quel tempo là, guardate un po', ho tirato fuori questo portafoglio, la massa è legata al peso di questo portafoglio, che io sostengo, perché se lascio il portafoglio cade per terra, ovvio. Quindi per i fisici prima di Einstein la massa era soltanto legata a questo. Arriva Einstein e dice no, è vero questa cosa che la massa è legata al peso, ma vi devo dire che la massa è una forma di energia, prima cosa fondamentale. E l'energia come si esprime? L'ha detta lui, l'hanno detta gli altri. L'energia si esprime come un'onda, e la caratteristica principale di un'onda è la frequenza, ovvero il numero delle oscillazioni. Quindi noi parliamo sempre e di onde, siamo circondati da tutte le parti, la caratteristica fondamentale dell'onda è la sua frequenza, ovvero il numero delle oscillazioni complete nell'unità di tempo, che guarda caso è considerato un secondo. Ma poi cosa ha detto? Ha detto delle cose che voi non vi immaginate, ma io cercherò di spiegarvelo. Ha detto, c'è un bicchiere? Eccolo qua. Oh, guarda. Ha detto, il vuoto? Eccolo qua, il vuoto. Non c'è dentro niente, è il vuoto. No, Einstein ha detto, vi sbagliate. Il vuoto è, dal vuoto nasce energia. Dal vuoto nasce energia. Facciamo un esempio più bello rispetto al bicchiere. Per i fisici vecchi, il vuoto è una notte buia che più buia non si può. Vado a sbattere da tutte le parti. E per la fisica quantistica? È una notte buia che più buia non si può, ma con dei flash di luce. E i flash di luce cosa sono? Fotoni, ovvero quanti di energia. Come? Dal vuoto nasce energia. Ah sì, ma allora la vita, fisico, medico, ma allora la vita non avrà mai fine. Perché? Perché dal vuoto nasce energia. Quindi dopo di noi, se non facciamo esplodere il mondo, sicuramente ci sarà continuità di vita. Perché la energia arriva dal vuoto. E la terza cosa che ha detto, è ancora più importante per noi medici. Ha detto, se voi continuate a vedere un sistema complesso, e nel sistema complesso prendete un pezzo del sistema, lo tirate fuori e lo studiate. E che cosa succede? È che tu non tieni conto dell'interazione di tutto il resto. Pensa al fegato. Io studio il fegato, vado dall'epatologo. Ma se l'epatologo non ha chiaro tutto il modello complesso del corpo umano, non potrà studiare il fegato, perché se lo studia fuori dal corpo umano fa degli errori incredibili. Ah, ma allora voi capite bene che la fisica quantistica gioca un ruolo importante. Ma io adesso faccio il medico e dico, ma la mia cellula, il DNA, il tema mio, il tema vostro, medicina integrata, ma il mio DNA che cos'è dal punto di vista fisico, dal punto di vista chimico lo sapete benissimo voi, almeno quanto me, ma dal punto di vista fisico? È un circuito oscillante. Cos'è sta roba? Circuito oscillante. Un circuito in cui questa doppia elica collegata con delle proteine è un circuito oscillante. E ve lo dico io. Non ho tempo di spiegarlo, non mi dispiace.
ma è un circuito in grado di emettere campi elettromagnetici. Questo è il circuito oscillante. Allora la cellula che ha dentro il DNA e che, guarda caso, questo circuito oscillante può essere visto come un'antenna. Ma cosa serve alla vostra antenna? Quando la vostra televisione riceve il canale Rai 1, Rai 2, Rai 3, attraverso che cosa lo riceve? Attraverso un'antenna, ovvero un circuito oscillante in grado di captare l'onda Rai 1, l'onda Rai 2, l'onda Rai 3, eccetera, eccetera, eccetera. E io lo sono, voi lo siete. E quindi, ecco il nuovo ruolo, il ruolo importante. Noi siamo dei circuiti trasmettenti e riceventi. E quando uno dice, ma si parla di epigenetica, cos'è l'epigenetica? Anche questo lo sapete meglio voi. Ma i geni possono essere sensibili a modificazioni dell'ambiente esterno, di ciò che tu ti alimenti, di ciò che tu respiri, di ciò che tu bevi? La risposta è sì. Ah cavolo, allora c'è una trasformazione incredibile, cari colleghi. È incredibile. E quindi vedete che la fisica gioca un ruolo pazzesco, perché dice, ma campi elettromagnetici, ma cosa dici? I campi elettromagnetici sono un'altra cosa. No, non sono un'altra cosa, sono questo il campo elettromagnetico, sono quello, sono questo radiomicrofono. E le mie cellule, le vostre cellule, uno potrebbe dirmi, dai Spaggiari, non metterla giù così, su. Perché? Ma perché noi siamo abituati a ragionare con uno spettro di frequenza, che è la nostra. Qual è lo spettro di frequenza? Questo, quello che io vedo attraverso gli occhi, quello che io sento attraverso le orecchie. Ma questo, rispetto allo spettro di frequenza, è incredibile, è un piccolissimo spettrino. È solo quello che va da frequenze che sono nel campo detto del visibile e dell'acustico. Ma noi abbiamo delle frequenze molto più ampie. Pensate ai raggi cosmici, pensate ai raggi gamma, pensate ai raggi X che noi tra l'altro utilizziamo in medicina, ma pensate alle onde radio, pensate alle trasmissioni che arriveranno con frequenze bestiali, il 5G. Allora noi siamo un sistema che è rice trasmettitore. Quindi io trasmetto, uno può dire, no dai, non dire queste cose qui, tu trasmetti, ma va. Lo dicevo nell'intervista fatta nella vostra televisione. Certo che io trasmetto. Perché? Dimostramelo. E faccio solo un esempio perché non ho tempo, per poi dirvi che comunque, visto che ho parlato di circuito oscillanti, vuol dire che io oggi posso essere in grado di prendere un elemento caratteristico del nostro corpo, come potrebbe essere il cappello è una sorgente incredibile di informazioni, e a questo punto attraverso il cappello riuscire a vedere che cosa questo cappello emette come segnali elettromagnetici che possono essere esaminati. Saranno complessi perché lo spettro è complesso, ma io da fisico uno spettro complesso sono sempre in grado di ricondurlo alla somma di onde elettromagnetiche molto belle che si chiamano sinusoidali. E allora di lì posso dirti che cosa c'hai tu, posso raccontarti la tua storia. Ah, uno può dire, allora tu fai una diagnosi. No, amici, il medico fa sempre il medico, ma deve utilizzare queste informazioni preziose per dire che è un supporto la tua diagnosi. Ti mancano le proteine, ti mancano gli aminoacidi, ti mancano tutto quello che vuoi. C'è un inquinamento da campo elettromagnetico. Quale? In quella gamma di frequenza. Ah cavolo, ma il cappello è una memoria.
ma il cappello è un tracciante. Certo. Vi ricordate quando le autorità giudiziarie prendono una persona giovane e dice un drogato, come fai a dimostrarlo? Eh no, potresti fargli l'esame dell'urina. Sì, ma come fai? E quello ti dice no, non mi scappa. No, non puoi violentarlo, mettergli un catetere per tirare fuori un po' di urina. E poi prendi tre cappelli, un cappello e fa, guarda, ho la dimostrazione che hai drogato. E allora torno a dire, voi siete trasmettitori. Io vi sto trasmettendo. Non so che cosa il vostro cervello questa notte terrà in conto delle cose che vi ho detto e delle cose che cancellerà. Perché il vostro cervello è un circuito risonante. Come il vostro cuore è un circuito risonante. E io vi sto trasmettendo, e voi state trasmettendo su di me. Io rimarrò sensibilizzato dalla presenza vostra, dal silenzio vostro, dall'attenzione vostra, e voi altrettanto. E come fai a dimostrarmelo? Te lo dimostro così. Il mio collega, che tra l'altro è un collega perché anche lui è specializzato in medicina dello sport, se dovessi fargli l'elettrocardiogramma, è inutile che glielo faccio, so che il suo cuore batte, eh? E se batte, sono in grado di registrare la sua corrente. Eccola la sua corrente, è così. E posso fare una diagnosi sul suo cuore. Sugli atleti, caspita, a maggior ragione. Ma se adesso io dicessi al mio collega, scusa collega, facciamo una cosa. Qui c'è un caos di energie balorde, quindi devo metterti in una gabbia. Toh, faccio la gabbia, eccola qua, guarda, la faccio, è la gabbia del canarino, ma io la faccio molto più ampia, eccola qua. Chiudo le pareti, io sono fuori dalla parete, attenzione, sono fuori dalla gabbia, c'è uno strumento in grado di misurare il campo elettromagnetico dentro la gabbia, cosa secondo voi trovo? Zero, giusto? È una gabbia di Faraday, giusto? Poi dico al mio collega, scusa collega, vuoi un attimo entrare nella gabbia? E lui entra nella gabbia. Io sono fuori, ho il misuratore di campo elettromagnetico collegato con un registratore. E che cosa vedrò? Vedrò esattamente il suo cuore registrato come elettromagnetocardiogramma. Allora, siccome io mi avvicino al termine, devo dire, ma se la gabbia fosse qua, io misuro il campo elettromagnetico messo dal suo cuore qua, ma se vado fino qua e faccio una gabbione incredibile, vedo il suo campo elettromagnetico qua. Allora vi dico, dove sta il suo corpo? È lì? È qui? È là? Ah, caspita. Ah, caspita. Ma se facessi la stessa cosa sul cervello, le onde sono diverse, sono sinusoidali, eccole qua. E io gli faccio la stessa cosa, misuro il campo emesso dal suo cervello. Voi cosa dite? Dove sta il suo cervello? Dentro qui? Qua? Qua? Bene, vi lascio con questo. Il sistema per rilevare il tracciante meraviglioso che può permettersi di rilevare la vostra condizione complessiva si chiama cappello. E il sistema biorisonante in grado di rilevarlo, voi lo potete trovare anche qua. Grazie a tutti. Grazie. Grazie professore. E ne traggo, scusatemi, un
30 secondi una conclusione da quello che ha detto. Siccome siamo dei trasmettitori, ma siamo anche dei ricevitori, come col telecomando di casa, molto probabilmente siamo in grado di stabilire noi forse quale canale ricevere.